Dopo la fase di riorganizzazione si apre finalmente una fase di sviluppo che, grazie al supporto all'interno del gruppo Ferrovie, aprirà nuove opportunità, per tutta l'azienda. Assolutamente industriali. Nel nostro contratto di programma sono previsti 800 milioni di euro di risparmi che sono possibili grazie alla capacità industriale che si può avere dentro un gruppo, gestendo complessivamente tempi e costi delle infrastrutture, cosa che nel passato non veniva fatto. Ovviamente per fare questo bisogna essere un'azienda a tutti gli effetti. Con il passaggio in ferrovie si ha finalmente il compimento della missione di ANAS, essere azienda autonoma delle strade, qual era dal 1929.